Il pentimento di Francesco Schiavone, detto Sandokan, capo della potente organizzazione criminale dei Casalesi, da 26 anni in carcere, è raccontato con entusiasmo in queste ore da uomini della politica e delle istituzioni. Ci porterà alla cassaforte del clan, a quegli imprenditori collusi che hanno utilizzato i soldi della Camorra, dice Federico Cafiero De Rao, ex capo della Procura Nazionale Antimafia, oggi esponente di 5 Stelle, al centro delle polemiche sui dosseraggi fatti dal luogotenente Striano e poi diffusi ai media. È la prova che il 41 bis funziona, dice invece Andrea Del Mastro, sottosegretario alla giustizia, confondendo una misura che dovrebbe servire a impedire che i boss comunichino all'esterno con una sorta di carcere duro finalizzato ad estorcere confessioni e dimostrando qual è la sua cultura dello Stato di diritto e dei principi liberali. In realtà Francesco Schiavone potrà dire poco nulla di rilevante alle indagini 26 anni dopo, e lo dice questa volta con onestà intellettuale un altro che pure sui racconti dell'antimafia ha costruito la sua immagine, Roberto Saviano. Dice ci racconterà qualche fesseria per sfuggire al carcere duro, a quell'ergastolo stativo che invece lo condannerebbe a morire dietro le sbarre. Sì, probabilmente il suo pentimento serve più a lui che a noi. E a noi che l'ergastolo stativo non piace, comunque questo evento non può che essere considerato positivamente, ma con lo stesso realismo bisogna evitare di trasformare i fatti di mafia in uno strumento di propaganda politica. Sarebbe ora che questa strumentalizzazione finisse.